Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 10, episodio 107. Questa bloggata audio starò a sintetizzarvi di una bloggata il cui link lo trovate in descrizione, intitolata Mega Trend ad impatto sul contesto italiano da oggi sino all'evento Polo Nord Ice Free in estate autunno. Ecco, in verità la bloggata proviene sempre da uno dei miei blog, ma proviene da La Freccia della Storia, che è un blog dove praticamente io tendo a misurare una serie di eventi, quindi eventi sentinella, però ogni tanto ci posto qualcosa. È un post questo che ha avuto parecchio successo negli ultimi tempi, dunque ve lo vado a sintetizzare. Se siete interessati poi potete espandere il tema cliccando sul link in descrizione. L'Italia è una società ripiegata sul presente, dove i mass media spacciano disinformazione e propaganda, e dove il futuro, che è proposto dai partiti politici e dai mass media, oscilla tra un presente roseo del 1980 dilatato nell'infinito, oppure un ventunesimo secolo prospero e pacifico. Ecco, questa propaganda comunista dal colore ecologico ottimista buonista è priva di ogni elemento razionale e sta appestando l'Italia da almeno il 2013 in tutti i mass media tradizionali, radio, giornale, TV, con livelli di informazione tossica peggiori di quelli dell'epoca della telecrazia di Mr. B. Dunque, il popolo italiano ha vissuto dal 1980 in poi, per chi se lo ricorda, con Craxi in poi, una corsa folle all'espansione del debito pubblico italiano, come se non ci fosse stato un domani e senza che mai i politici italiani e Chiesa Cattolica avessero preparato l'Italia alle minacce del ventunesimo secolo. Ecco, 2020, gennaio, le chiacchiere stanno a zero. Allora, alcuni elementi che fanno parte della mega trend ad impatto sul contesto italiano. Il Covid è endemico e resterà tale per almeno 10 anni o più, rimpiazzando prevalentemente la stagionale influenza. Da oggi al 2050 il turismo di massa dovrà contrarsi. Perché? Perché i turisti portano varianti di virus, perché se si vuole diminuire le emissioni di CO2, ecco, la prima cosa da tagliare sarà il superfluo, quindi rimozione di viaggi, aerei, navi, auto per il turismo. Da oggi al 2050 le ondate di inflazione importata nel dominio delle materie prime, cibo, energia, semilavorati e quant'altro, per danni da climate change e scarsità, ancorché avendo una moneta pregiata, saranno tante. Da oggi al 2050 salirà il livello del mare di circa più 0,9 metri, quindi quasi un metro, un pochino meno. Da oggi al 1 gennaio 2030 ci sarà almeno una volta il Polo Nord Ice Free in estate ed autunno. Da oggi sino al 2050 si moltiplicheranno gli eventi estremi, medicane, tornado, trombe marine, eccetera. Da oggi al 2050 la penisola italiana diventerà un sasso secco come l'Egitto. Da oggi al 2050 spariranno quasi tutti i ghiacciai delle Alpi e l'energia dell'idroelettrico. Da oggi al 2050 nella penisola italiana serviranno desalinizzatori per arginare gli shock idrici di acqua dolce. Da oggi al 2050 in Italia si dovrà contingentare l'energia pro capite. Ecco, in un futuro assai prossimo è più probabile che le regioni italiane assurgano a stati nazionali piuttosto che lo Stato italiano trovi la forza politica per sopprimere le regioni, le grandi aree metropolitane, le province, abolendo il titolo quinto. Da oggi al 2050, in un regime di scarsità causata da danni da climate change e sovrappopolazione, le economie di trasformazione collasseranno. Politiche di proazione di India e Cina per evitare una delocalizzazione industriale in Africa. Che cosa vuol dire? Questo poi ve ne parlerò un po' più in qua.
Terremoti, eruzioni vulcaniche e frane, ecco, in Italia non spariranno né tantomeno andranno in pensione. Oggi gli africani sono circa 1 miliardo e 3 e nel 2050 gli africani saranno 2.4 miliardi. Tutto il Nord Africa prima e poi il Nord-Est Africa avranno a che fare con la pressione demografica subsahariana che creerà numerose crisi. È già possibile la levata di Cartago nel decennio 2030. È probabile la levata di Cartago nel decennio 2040. È certa la levata di Cartago nel 2050. Quando la moneta cinese prenderà il cambio variabile sul dollaro, ecco, ci saranno tempeste monetarie, anche solo banalmente per il riallineamento dei portafogli sui rischi valute per diversificazione. Da oggi al 2050 scoppierà almeno una guerra nel Mediterraneo. Ecco, all'Italia servirebbe investire oggi in sistemi d'arma per non farsi trovare impreparati. Da oggi al 2050 lo status giuridico di profugo climatico andrebbe cancellato perché l'Italia e l'Europa, come si è ben visto di recente in Nord Europa con i danni dell'alluvione, per chi se lo ricorda e che ha quindi una memoria superiore alle 48 ore, ecco, l'Europa non vive nell'iperuranio. È altamente probabile, ahimè, che l'Italia vada in default oppure esca dall'euro. Come potrà mitigare i danni da climate change in Italia se il suo merito creditizio sarà zero se l'Italia avrà fatto default? Siamo davvero sicuri che la Repubblica Italiana, così per come noi oggi la conosciamo, esisterà ancora dentro un fuoco iperinflazionistico tornando alla lira? Oppure emergerà un nuovo medioevo con tanti staterelli regionali semibolliti in shock energetico? Ecco che ha fatto dal 2011, in 12 anni, l'Italia per mitigare tali megatrend? Niente, infatti l'Italia si sta trasformando in un sussistan popolato da disoccupati, morti di fame, pezzenti, analfabeti, appestati, terroristi, pusher, spacciatori, mignotte, rapinatori che sostituiscono etnicamente gli italiani, inclusi morti per il Covid, il forno crematorio ambulante usato per applicare il piano di rigenerazione. Un bel coacervo di umanità che i cattocomunisti collaborazionisti pensano che, con Lussoli, queste persone si potranno trasformare in una forza politica possente per dare l'assalto all'Italia ed all'Europa, con la rivoluzione cattocomunista che abbatterà il capitalismo. Infatti l'Italia ha deportato più 700.000 immigrati clandestini dal 2011 al 2018 con il governo PD. L'Italia nel 2011-2018 fece oltre 330 miliardi di debito, nel punto 2011-2018, in un periodo in cui l'economia dell'Italia qualcosa macinava. Sono stati persi 883.000 posti di lavoro nel 2020, da quando è iniziata l'epidemia Covid. Nel 2020 l'economia italiana ha perso quasi il 9% del PIL. Nessuna licenza di vaccino ad adenovirus fu portata in Italia dal governo Conte nel 2021. L'Italia ha deportato più 35.000 immigrati clandestini nel 2020 con il governo Conte 2, nonostante la pandemia. L'Italia nel febbraio 2021, il governo Draghi deportò almeno 67.000 africani, a cui aggiungere 5.000 afghani, nonostante la pandemia. Ecco, questo eterogeneo coacervo di megatrend disegneranno con i loro eventi, azioni e proazioni di stati nazionali lo scenario emergente del best blast scenario del XXI secolo. Ecco, per chi è interessato a espandere questi temi, il link lo trova in descrizione. Ciao, alla prossima!